you <music> Continuiamo i nostri capi per lasciare questo culto nelle mani di Gesù Cristo, che la Sua grazia e la Sua benignità può, possono aiutarci mentre siamo radunati qui. Possiamo pregare nel nome di Gesù Cristo. Padre, ti ringraziamo per questo privilegio che abbiamo di essere ancora qui oggigiorno nella tua presenza per ascoltare la tua parola e per rallegrarci nella tua presenza. Possa tu benedire questo momento per noi Padre, lasciamo tutto nelle tue mani. Possa tu benedire ogni famiglia, ogni, ogni fratello, ogni sorella che ascolterà questa predicazione e che il tuo nome sia sempre lodato nel nome di Gesù Cristo. Amen. Cantico 472, così come sono pieni di fango. voglio avere il mio cuore liberato dal male vengo a sangue versato a

la Bibbia nel libro di Matteo capitolo 24 e leggeremo dal primo versetto Matteo 24 leggiamo dal primo versetto e come Gesù usciva dal tempio e se ne andava i suoi discepoli li si accostarono per farli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: Le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità: Non sarà lasciata qui pietra sopra pietra, che non sia diroccata. E stando egli seduto sul Monte degli Olivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Che Dio possa benedire la lettura della sua parola. Allora il mio soggetto è di parlare delle tre domande di Matteo 24 che gli apostoli hanno fatto a Gesù. Eh, prima di iniziare questa predicazione per entrare nel soggetto in più profondamente voglio iniziare a leggere un po nelle sette epoche della chiesa qualcosa di un po che voglio fare un po in un modo un po diverso perché quello che manca a, al popolo di dio è piuttosto il modo di avvicinarsi a, alla parola di Dio, soprattutto per quanto riguarda la rivelazione. Perché eh, abbiamo notato che abbiamo lasciato tante cose e ci siamo aggrappati ai sistemi, ma è la rivelazione che eh, apre gli occhi. E se voi seguite la Bibbia, se voi leggete la Bibbia, voi vedrete che la rivelazione è stato il punto capitale, il punto importante eh, della vita di tutti i veri credenti della parola. Se voi notate la donna samaritana, voi notate Zaccheo, voi notate Maria di Magdala, voi notate Tommaso, Filippo, Pietro, la loro vita era stata cambiata perché hanno avuto la rivelazione. Di quello che Dio stava facendo o della persona che era dinanzi a loro, hanno capito che quella persona non è una persona normale, anche eh, non è una persona come loro, non è una persona ordinaria, anche se quella persona era vestita come loro, mangiava come loro, eh, faceva le stesse cose, ma hanno notato, hanno potuto andare al di là del velo che facevano, hanno capito che dietro, quella persona c'era la divinità, c'era il dono di Dio e rispettando, riconoscendo quel dono e l'hanno portato dentro il loro cuore e l'hanno amato, adorato, questo ha fatto di loro ehm, e salvati della loro epoca perché erano predestinati per, per vedere queste cose qua. E per iniziare la mia predicazione sulle tre domande che inizierò leggendo qualcosa nelle sette epoche per far vedere ai miei fratelli e sorelle quello che è l'importanza che c'è per quello che riguarda la rivelazione della parola nella nostra vita perché tralasciando la rivelazione ho quello che dobbiamo anche dire credere ciecamente i profeta perché bisogna credere ciecamente i profeta perché, quando Mosè è arrivato in Egitto e ha detto al popolo: Dobbiamo andare in un paese dove scorre latte e miele, l'hanno seguito. Sono entrati nel deserto, l'hanno seguito perché era il messaggero di Dio e la voce di Dio per loro. Hanno visto in lui la guida che non può fallire. E un profeta di Dio non fallisce, anzi, William Branham dirà che il profeta è la parola di Dio al quale voi non potete né aggiungere né togliere. E mm. Branham dice che la parola di Dio è scritta nella vita, anzi il profeta è la parola, è Dio, è Dio che prende la, eh, che prende la forma di un fratello, come l'ha detto Mosè agli ebrei eh, nel libro di Deuteronomio, ha detto allora l'eterno e vostro Dio susciterà in mezzo a voi un uomo. Eh, dunque, in mezzo a voi, dunque, un uomo come voi nascerà come voi. Camminerà avrà nove mesi nel, nel grembo di sua madre. Prenderà il latte come qualsiasi bambino. Camminerà farà i quattro passi, quattro zampe. Camminerà andrà al bagno, farà pipì a letto, tutto come voi. Ma è un profeta, Dio lo prenderà e lo ungerà come l'ha fatto per Gesù. Come l'ha fatto per qualsiasi messaggero che gli ha mandato sulla terra, perché gli ha detto: Io prenderò in mezzo a voi. Eh. Dunque non dobbiamo avere un'immagine eh, hollywoodiana, né un'immagine della fiction, dei messaggeri di Dio, che sono delle persone un po' al di fuori. No, sono dei uomini come voi che ridono. Qualcuno mi ha detto, se il fratello Branham se li, li raccontava delle basalette, rideva fino a cadere per terra. Era un uomo come noi. Ma in lui abbiamo visto il Messia. In lui abbiamo visto l'Onipotente Dio. È lui che ha rivelato Dio per noi oggi sulla terra. L'infallibile parola di Dio si è manifestata in lui perché il profeta è la parola. E la parola di un profeta non può fallire noi umani noi comuni del mortali, non possiamo prendere il nostro pensiero prendere il nostro ragionamento per portarlo per, per dire ah no il profeta anzi voleva no quello che è scritto è quello che voleva dire non c'è da portare il nostro pensiero il nostro modo di vederlo e bisogna crederlo e voi vedrete che tutte quelle persone che hanno ricevuto Gesù, che hanno creduto in Gesù, eh, come l'ho sempre detto, Gesù non ha mai pianto su Gerusalemme perché gli ebrei erano adulteri. Gli ebrei non hanno Gesù non ha pianto su Gerusalemme perché hanno, gli ebrei hanno rubato. Gesù non ha mai pianto su Gerusalemme perché sono, erano sotto dominio dei romani, no. Perché i suoi figli, che lui era venuto a visitare, non hanno riconosciuto il giorno della loro visitazione. E per questo che Israele è stato distrutto. E William Branham dice qui, nella pagina 12 delle sette, perché Branham dice questo. Ora mi direte, ma fratello Frenk, vuoi parlare di Matteo 24, le tre domande, le parti Apocalisse Perché noi metteremo tante cose, collegheremo tante cose qui, perché non possiamo parlare di Matteo 24 senza andare a prendere l'Apocalisse. Perché? E molti già mi diranno, ma fratello Frenk, avevi già predicato su Matteo 24 una volta, ma... Sì, lo riprendo qui per attirare ancora l'attenzione, vostra attenzione, su tante cose, perché tanti avvenimenti sono adempiuti, tante cose stanno succedendo, e noi dobbiamo rivedere le cose, dobbiamo attirare l'attenzione dei fratelli, su tante cose affinché lo vedono. William Branham dice: qui, nella pagina 12 delle sette epoche, Ora la parola greca per rivelazione è Apocalisse. Allora quando noi leggiamo Apocalisse, o quando voi vedete il film, o quando sentite le notizie alla radio, alla televisione, quando parlano di Apocalisse, vi danno un'idea di un mondo, di qualcosa di che deve avvenire, una catastrofe, come si dice, catastrofe qualcosa di distruzione, Apocalisse. Ma la parola greca, che noi abbiamo tradotto sia in italiano che in francese la parola si chiama rivelazione anzi nella bibbia inglese è scritto rivelazione e in francese e in italiano e in altre lingue che diciamo apocalisse ma la parola corretta è rivelazione è la rivelazione ok ora la parola greca per rivelazione è apocalisse la quale significa svelare. Dunque Apocalisse significa rivelare, svelare qualcosa. O noi abbiamo parlato tante volte di Michelangelo che aveva fatto la sua opera. Branham ha raccontato l'opera di Mosè, di Michelangelo che è, ha fatto la statua di Mosè, che lui è andato nelle montagne, ha preso una roccia. E l'ha portato a casa sua. Qualcuno poteva dire: Ma che cosa ha fatto ancora Michelangelo oggi? L'abbiamo visto portare a casa sua o nel suo studio dove lui lavora: ha portato una roccia. E lui, quando ha messo quella roccia lì dentro, allora la gente poteva presumere: Fuori, poteva dire, Ma che cosa sta facendo Michelangelo? È un presumere. Finché Michelangelo non apre lo studio, per far venire la gente, per far, per far vedere a loro quello che sta facendo, la gente di fuori non farà nient'altro che presumere. E presumere vuol dire avventurarsi senza autorità. E William Branham dirà: finché questi sigilli non saranno aperti stiamo presumendo ma ora che i sigilli sono aperti non possiamo più presumere non possiamo più andare in un modo accecato per dire che no no dobbiamo andare sul sicuro dire le cose come sono stati come sono dunque ora la parola greca per rivelazione è apocalisse la quale significa svelare questo svelare è perfettamente descritto nell'esempio di uno scultore che scopre o svela la sua opera di scultura per spola all'osservatore. Dunque quando ha finito la sua opera nel suo studio dove lui lavora di nascosto, ora porta l'opera fuori affinché l'osservatore può criticare quella opera. Esso è uno scoprire il rivelare ciò che prima era nascosto dunque quello che era nascosto prima ora si rivela ora si porta alla conoscenza di tutti affinché tutti lo possano vedere ma ho sempre detto i critici che sia positivo o negativo non è che l'artista riprende l'opera e lo riporta nello studio per rifarlo secondo i commenti delle persone no perché lui quello che voleva fare l'ha fatto non è che non è che quando andate per esempio a prendere le opere di van Gogh all'epoca quando Michelangelo aveva, aveva fatto mosè o faceva le sue opere non è che quando i critici parlavano no questo non va bene questo non va bene Michelangelo lo prendeva, no, è finito l'ha fatto ed è quello che Dio ha fatto. Quando William Branagh, quando Apocalisse 11, parlava di due testimoni, e William Branagh dice: I due testimoni di Apocalisse 11 le dobbiamo legare a Matteo 17. Quando il profeta l'ha legato e ci ha fatto vedere che non ci sono due o tre persone. Ma che quando i 144.000 rappresentati al piede della montagna da Pietro, Giacomo e, e Giovanni, i 144.000 nel Matteo 17, vedrete: i 144.000 erano rappresentati da Pietro, Giacomo e Giovanni. Quando hanno alzato la testa, non hanno più visto tre persone, ma hanno visto una sola persona, e Branham dirà. Che cosa è successo? Elia e Mosè si sono, fu sono come? fusi in uno. E quando hanno alzato, hanno visto una sola persona. Dunque, non, no, non vedranno due testimoni né tre, ma vedranno una sola persona, e in quella sola persona vedranno sia Mosè, Elia e Cristo. E lì è quello che i 144.000 verranno i nostri critici i nostri pensieri la nostra teologia oggi non cambierà più quella opera di quello che ha fatto fratello brava è fatto ed è fatto può andare contro la nostra teologia il nostro modo di pensare ma è fatto ed è fatto io pusco le predicazioni sono lì e bisogna credere come può andare contro la vostra teologia ok e Branham dice: Ora, questo scoprire non è soltanto la rivelazione della persona di Cristo, bensì, essa è la rivelazione delle sue future opere nelle prossime sette epoche della Chiesa. E Branham va più avanti. L'importanza della rivelazione tramite lo Spirito a un vero credente non sarà mai troppo infantizzata. Dunque, la rivelazione è molto importante per i credenti. Brano, non ha detto andare in chiesa è importante, no, ma la rivelazione è più è importante più di qualsiasi cosa, è più importante della nostra vita, del nostro lavoro, di qualsiasi cosa, anche più importante della preghiera. Anzi, quando uno prega, deve chiedere, Dio, rivela la tua parola, lascia che io ti possa vedere, lascia che io non manco la tua visitazione. Voglio capire, voglio vederti perché la rivelazione... È più importante di qualsiasi cosa. L'importanza della rivelazione tramite lo spirito a un vero credente non sarà mai troppo infantizzata. La rivelazione è per te più di quanto tu forse possa realizzare. Ora, io non sto parlando circa questo libro di Apocalisse e di te, io sto parlando riguardo a tutta la rivelazione. Essa è molto importante per la Chiesa. Quando la rivelazione è più importante per la Chiesa, è molto importante perché quando voi non avete la rivelazione, sarete un religioso e la religione è la cosa peggio che esiste sulla terra. Perché Satana ha capito che se può inglobare le persone nella religione, allora ha vinto la battaglia. Satana odia la rivelazione. Non vuole che voi abbiate la rivelazione, ma lui vuole che voi dipendete dalla religione, dipendete della Chiesa, ma il sistema ecclesiastico è già fallito. Branham l'abbiamo letto tante volte in cui William Branham ci dirà che la Chiesa che è stata concepita per essere il veicolo dello Spirito Santo è diventata il veicolo di Satana. Satana si è impossessato della Chiesa e è lì è diventato il covo degli uccelli immondi, è diventato il corvo del romanismo. Roma si è presso la Chiesa, si è presso le denominazioni, si sono legati insieme. Okay. Ora, io non sto parlando circa questo libro d'Apocalisse di te. Io sto parlando riguardo a tutta la rivelazione e se è molto importante per la Chiesa. Vi ricordate la domanda che fece Gesù in Matteo 16, quando chiese ai, ai discepoli che Gesù ha capito, Gesù voleva fedele se questi uomini che lo seguivano lo seguivano solo perché lui faceva i miracoli o perché faceva eh, il pane, avevano la sicurezza di mangiare o è perché hanno visto qualcosa di, 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 di hanno sapevano chi lui è perché molti hanno seguito fratello Branham perché faceva dei miracoli io ho seguito l'altra volta il sesso sigillo ascoltavo i sigilli e ho notato che molti che erano presenti a Branham Tabernacle erano venuti non perché erano attirati dalla predicazione dei sette sigilli della l'apertura, ma volevano una riunione di preghiera, anche di avere la guarigione fisica. Ma qui quello che Branham predicava quel giorno era il top era la perfezione che abramo e tutti i santi di ogni epoca aspettavano e tutti e paolo aveva detto noi non, non possono arrivare alla perfezione senza di noi perché paolo e tutti avevano bisogno di questo ministero ok io non sto parlando e gli dice vi ricordate la domanda che fece Gesù in Matteo 16, quando chiese ai discepoli, che, che dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia. Che dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia. Che cosa dicono di me? Che cosa il mondo dice di Branham? E ora il mondo dice che Branham è così. Ma te, chi è Branham? Chi è lui? Un giorno, il fratello Roy Robertson, raccontando la, sua, raccontando la sua testimonianza, ha detto che un giorno camminava con fratello Branham. Il fratello Branham lui ha detto, lui ha fatto la domanda: Fratello Roy Robertson, Mosè, Mosè per Israele, chi era? E re Roberson si è detto in se, stesso, in se stesso, ma come mai, fratello Brano, mi fa questa domanda? Perché vuole sapere da me? Lui sa che io lo so, ma se mi ha fatto la domanda, vuole dire che vuole una risposta un più, più profonda. re Roberson lui ha detto che Mosè era Dio per Israele. Ed è quello che la Bibbia dice: che Dio ha fatto di Mosè Dio. E se Israele non ascoltava Mosè, e come non, non hanno ascoltato Mosè, sono stati tutti cancellati. Anche se più tardi i loro figli potevano dire: I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. Gesù ha detto a loro: Sono morti, cioè la separazione eterna. Un profeta è l'assoluto. E un profeta è divino è Dio nella carne umana e William Branham dice dall'Antico Testamento fino al Nuovo Testamento il settimo angelo è il top di tutti i profeti e per questo che io non posso mai ammettere che qualcuno dice no lui non vuole profetizzare vuole no lui ha detto secondo tramite l'ispirazione divina e l'ispirazione divina non fallisce, solo che come abbiamo preso l'occhio naturale, William Branham dirà che il più grande nemico dei cristiani è l'occhio naturale. Se Pietro doveva considerare Gesù secondo l'occhio naturale, non l'avrebbe seguito, fratello, perché Gesù all'epoca è, è considerato all'epoca come quello che diciamo di un barbone che non ha una, una, non ha una casa. Un giovane di 33 anni, non a casa, non a lavoro, vestiti che girava di posto in posto, non c'è neanche una chiesa, come noi abbiamo oggi, affittare il locale Gesù non aveva. La gente dell'epoca si aspettava per dire: ma eh, quando è che, eh, dove sarà la prossima riunione? Non c'era un luogo fisso oh, e, e, e tutti si aspettavano: dov'è? E qualcuno dirà: no, eh, abbiamo sentito che sarà nel giardino di Gestemane. O abbiamo sentito che lui oggi farà la riunione sotto i piedi del Monte Olivi? No, abbiamo sentito che oggi sarà in Galilea. E così non aveva una dimora, non aveva, non aveva manco una casa. Che vita! Se Pietro doveva guardare quell'uomo, fisicamente non l'avrebbe seguito. Eh? Ho sentito delle persone che hanno detto, ma l'inglese di fratello Branham, non è un inglese proprio da ascoltare. Bisogna amarlo per ascoltare. È Dio che ha fatto questo. È la divinità, è Dio che ha predicato questo messaggio. È Elohim stesso che è venuto. Non è una persona chiunque. Non è solo il figlio di Shaal e di El Abrana, ma è la divinità nella polvere di tutti E quando Dio ha finito, ha la povere, e si è volato come ha scuoto il corpo, l'ha lasciato cadere come ha fatto lì con Abramo. Dunque hanno detto, che dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia. Ed essi dissero, alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia e uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi? Chi dite che io sia? Voi che mi state ascoltando, voi che leggete gli opuscoli, voi che ascoltate i nostri, chi dite che sia William Mario Mbano? È un fratello qualunque? È un messaggero, è un predicatore qualunque? Può fallire? No, non può fallire. E nessuna parola che lui ha detto può fallire. Tutto si è adempiuto. Lui ha detto tutte le visioni si è adempiuta. Magari non sarà, non, tu non lo vedrai, tu non sarai d'accordo con lui. Può non essere il modo in cui tu l'hai pensato fino qui, ma lui l'ha detto. William Branham ha detto. Che la generazione che vedrà Israele ritornare sulla sua terra non passerà. E una generazione fa 40 anni. Ha detto: prendete l'anno in cui lui è ritornato sulla sua terra. Aggiungete 40 anni, là in mezzo, Cristo deve venire. Se voi prendete 46 più 40, siamo 86. Dunque tra 1946, tra 1946 e 86 Gesù doveva ritornare. Ma qualcosa deve succedere prima di 86 perché Cristo non può venire sulla terra se non c'è un profeta. Perché Branham l'ha detto anche nella breccia tra i sigilli, Paragrafo 41-51 lui dice «Il settimo angelo è sulla terra a tempo di questa venuta» lo prenderemo quando usciremo dal sesso sigillo e andremo a prendere l'Apocalisse 10. Lo dimostreremo che Branham era qui, sulla terra, quando Cristo è tornato sulla terra. Dunque, ah, e Gesù dice a loro, e voi chi dite che io sia? Il problema pensate voi del profeta che noi abbiamo ricevuto oggi voi non potete dire no è come usa oggi sapete conoscete usa mi sembra che si chiama usa quell'uomo che voleva aiutare l'acca quando l'acca sta per cadere quando davide rendeva un culto a dio senza che sia la volontà di dio perché Davide per fare il suo culto, invece di consultare il profeta Natan, per vedere come si doveva portare l'arca dell'alleanza, che cosa ha fatto Davide? Davide è andato, a, invece di consultare il profeta, è andato a consultare il capo dei mille, il capo dei cento, dei dieci, di tutti i capi, ma non ha consultato il profeta. E hanno, fatto, hanno fabbricato un caro nuovo. E Branham ha detto che il caro nuovo che hanno fabbricato è la denominazione. E quando l'hanno fabbricato, l'hanno fatto partire il caro. E mentre andavano, come l'hanno messo sulla denominazione, l'interpretazione della denominazione della parola non può funzionare. E che cosa è successo? È successo che mentre andavano, il cavallo o il caro è inciampato, e l'acca voleva cadere, e usa, poverino, che l'hanno po', messo nella marea di quella falsa rivelazione. Lui pure le seguiva. Poverino voleva aiutare l'Eterno, ma Dio non lo può aiutare. Dio Dio si sì, è, auto, è, è autosufficiente. È onnipotente. L'acca non può cadere. La parola non cade, la parola non fallisce. William Branham dice Dio può fare tutto, può guarire i ammalati, può resuscitare i morti, può, può, tra, può, può aprire il mare rosso, può camminare sulle acque, ma c'è una cosa sola che Dio non può fare, non può fallire. Dio non può fallire, la parola non cadrà mai. <coughs> la parola non ha bisogno dei nostri ragionamenti, no. Che noi oggi dobbiamo giustificare, non lui, non vuole dire, lui diceva predire, non profetizzare, tanto non è così. No, lui ha detto profeti, non predico, ma eh, non profetiso, ma predire con l'ispirazione divina. Che molti potrebbero pensare che questa affermazione sia alla leggera, ma non è la leggera. E quando qualcuno ha visto quell'affermazione di fratello Brana. So perché sto insistendo su queste cose qua. Perché ho visto un fratello che ha messo nel suo stato di WhatsApp che ah, siamo in 2022, eh, alla sic sicuramente alla fine dell'anno dobbiamo volare per andare al rapimento. Perché sanno che la il Prana mi ha detto che l'Audice è l'epoca più corta. Breve. E non vogliono credere che 77, come ha detto il fratello Branham, era fine. Anzi, io dico che l'Odyssey era finita anche prima di 77. Leggete bene il vostro profeta, perché Pentecoste fa 50. E 1956, 50 anni dopo, Branham si è presentato a Susa Street e ha fatto i funerali dei pentecostali. Ha predicato dopo, dove penso che i pentecostali hanno fallito. I pentecostali hanno fallito da tanto tempo e fratello Bosworth ha detto a fratello Branham devi correre prima nel campo, prima dei pentecostali, prima che i pentecostali vanno a avvelenare il campo. E oggi abbiamo visto che i pentecostali hanno talmente avvelenato la mente dei fratelli con la dottrina pentecostale del rapimento, del millennio, della vita eterna, di tutte queste cose qua che è più difficile oggi raddrizzare la cosa e per questo che William Branham dice meglio seminare su un campo dove nessuno ha seminato prima che andare a prendere un terreno dove è stato messo tanto seme e per aiutare i predicatori Branham ha detto se qualcuno esce dal mare non pensate che se lo tirate fuori dal mare già salvato no no non è ancora salvato perché ha ingoiato l'acqua del mare. Quei fratelli che sono usciti dalle chiese pentecostali, testimoni di Giova, cattolica, battista, sono venuti nel messaggio con l'acqua romana, l'interpretazione romana del mare, perché nel mare, il mare essendo un po' i popoli, l'interpretazione che hanno preso, l'interpretazione romana della parola, bisogna toglierlo di loro. Ma se le se sono tenute, e non c'è più spazio per, per dire a loro che Eli e Mosè non sono due persone. No, ho visto un fratello che ragionava: ho detto, ma fratello, tu lo sai che Dio non può mai mandare due profeti maggiori insieme sulla terra. L'ha detto fratello Brano. Sì, lo, lo, lo so, l'ho letto, e abbiamo studiato nel nostro gruppo che quando verranno questi due, Mosè sarà maggiore. Elia sarà minore, allora noi dobbiamo prendere la loro interpretazione. Questo è il loro pensiero. Questo non è scritturale, non ha un, una base profetica. Bisogna dare una base profetica a ogni cosa. Dunque, bisogna ritornare. Non potete aiutare Dio usa poverino, ha toccato l'aca è morto. E l'hanno portato in una marea di falsa dottrina una marea di confusione di denominazione l'entusiasmo di davide l'ha ucciso e per questo che l'entusiasmo di molti predicatori oggi stanno uccidendo i fratelli stanno morendo stanno aspettando delle cose proprio che non arriveranno mai stanno aspettando delle locuste stanno aspettando dei scorpioni stanno aspettando non lo so che cosa perché hanno lasciato da parte il profeta e hanno preso l'interpretazione hollywoodiana della parola. Che cosa dicono che io e figlio dell'uomo sia? E Pietro rispondendo dice, e Pietro rispondendo dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o oh Simone, figlio di Giuda, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te, ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificerò la mia chiesa. Toniamo un po' qui, fratello. La rivelazione eh, è sovrana e appartene a Dio solo. Qui Gesù non ha mai detto a Pietro che è una chiesa, è un pastore o anche lui Gesù stesso che gli ha dato la rivelazione. Ha detto il padre mio. E Gesù nella Bibbia ha detto nessuno conosce il padre se non il figlio. Nessuno conosce il figlio se non il padre. E il figlio rivela il padre a chi egli vuole. Chi è il figlio di Dio? Perché quando noi parliamo del figlio di Dio, quando voi vi mettete la parola del figlio di Dio a lunghezza di giornata, chi è il figlio di Dio? Ma quando parlano del figlio di Dio hanno l'immagine del bambino che è uscito da Maria? No, non è lui il figlio di Dio. Era il velo. Era la maschera. Ma il figlio di Dio dobbiamo ritornare nell'eternità e scendere per venire qua per far vedere che cosa è il figlio di dio dopo questo insegnamento ritornerò sulla divinità e voglio farvi vedere realmente che cosa è il figlio di dio quando parliamo del figlio di dio di che cosa stiamo parlando perché dobbiamo cancellare tante cose dobbiamo togliere tante false pa i figlio di dio hanno l'immagine dell'uomo di galilea no L'uomo di Gallia era solo la, il velo, la maschera del Figlio di Dio. E i cattolici romani, De non dice, ed io a tre, io a tre, ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quando Gesù ha detto così, i cattolici romani dicono che la chiesa è edificata su Pietro. e per questo che i cattolici romani hanno detto che la nostra chiesa è costruita su Pietro. Preso un uomo che dopo tre anni ha negato, ha negato Gesù. Dio non può costruire la sua chiesa su un uomo, non funzionerà. Ora, questo è veramente canale. Come avrebbe potuto Dio edificare la sua Chiesa su un uomo tanto instabile che rinnegò il Signore Gesù e che imprecava mentre lo faceva? Dio non può edificare la sua Chiesa su un uomo nato nel peccato e non era pure una qualche roccia che giaceva lì a cui Dio si riferì in quel momento. E non è neanche come dicono i protestanti che la Chiesa... Edificata su Gesù e essa era la rivelazione. Ora, Branham dice: Leggetelo nel modo in cui è scritto nella carne né nel sangue ti hanno rivelato questo, ma te lo ha rivelato il padre mio. E sopra questa roccia, tra parentesi, la rivelazione: Io edificherò la mia chiesa. La chiesa è edificata sulla rivelazione, su così dice il Signore. La Chiesa è edificata su così, dice il Signore, fratello. Non è edificata sull'esperienza o sulle dottrine o sulle conoscenze, ma è la rivelazione. Gesù davanti alla donna samaritana l'ha lodato perché è la rivelazione. Zaccheo per la rivelazione, Pietro per la rivelazione, Natana per la rivelazione, ognuno per la rivelazione. E Paolo per la rivelazione, Stefano per la rivelazione. Perché la rivelazione è punto capitale. Come faceva Abele a sapere cosa fare, onde offrire un sacrificio appropriato a Dio? Per fede, e li ricevete la rivelazione, la fede è rivelazione. È la rivelazione dunque non bisogna andare la più grande cosa è la rivelazione ma l'abbiamo trascurata e se siamo intrafolati in a seguire un grande uomo a seguire un grande, una grande chiesa un grande pastore è la rivelazione che salva è la rivelazione che toglie il peccato perché è la rivelazione che ha salvato la donna samaritana Gesù a casa di Zaccheo la Bibbia non ci ha mai detto che Gesù ha fatto una predicazione la Bibbia ci ha detto che Gesù è andato a casa di Zaccheo ha detto di oh, voglio mangiare a casa tua ha finito di mangiare e mentre mangiava Zaccheo si è alzato la sola presenza di Gesù nella casa di Zaccheo ha fatto sì che Zaccheo si è accorto di essere un grande peccatore e ha detto tutto quello che ho rubato lo riporto indietro e che cosa ha detto Gesù Gesù ha detto, Gesù ha detto Oggi la salvezza è entrata in questa casa. La salvezza che cos'è? È un uomo, la parola fatta carne. Gesù è entrato in quella casa, era la salvezza di Zaccheo. Ma oggi noi facciamo fare ai fratelli dieci giorni di preghiera, milioni di giorni di digiuno, 40 giorni di andare in chiesa per cercare lo Spirito Santo e le sorelle. E i fratelli sono riempiti di diavoli, sono, mentono. Sono falsi. Eh? Fu una rivelazione da Dio che fa la differenza, è la rivelazione che fa la differenza tra il falso e il vero. E Satana lo sa. E per questo che i farisei dell'epoca erano chiusi. Qui vediamo che Gesù, uscendo dal tempio, i suoi discepoli li si avvicinarono. E gli hanno fatto delle domande. Iniziamo qui. E come Gesù usciva dal tempio, ho letto per quanto riguarda la rivelazione, perché è lì che voglio fondare la mia predicazione. E come Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli li si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. I suoi discepoli gli hanno detto, maestro, hai visto come il tempio è bello? Hai visto come i nostri padri hanno lavorato per costruire questo bel tabernacolo? E Gesù guardando, e i nostri padri hanno lavorato per 49 anni per costruire questo tempio. Ma Gesù, invece di, di, di stare là per guardare il tempio, per dire, oh che meraviglia! Gesù ha detto: le vedete tutte queste cose qua, io vi dico in verità: non sarà lasciata qui pietra sopra pietra, che non sarà dirocata. E stando eli seduto sul monte degli olivi, i discepoli si accostarono in disparte, dicendo dice, allora lui hanno fatto le domande quando lui ha fatto quella domanda si è allontanato e ha cominciato a camminare i suoi discepoli l'hanno seguito e quando lui era già seduto gli si accostarono e hanno detto domande e risposte vogliono fare a Gesù domande e risposte sapete che le domande e le risposte che noi leggiamo da fratello Brano hanno iniziato già al tempo di Eliezer la prima domanda e risposta l'aveva fatto Rebecca, quando ha visto Isacco, ha detto: Chi è? Domanda e risposta. Allora i discepoli, i discepoli di Gesù li si sono avvicinati e hanno detto: Dici, dicendo, dici quando avverranno queste cose? Dunque, quando è che non rimarrà più pietra sopra pietra? Quale sarà il segno della tua venuta? e della fine del mondo o dell'età presente. I discepoli volevano sapere quando è che non si rammarà più sopra la pietra. Notate che quando Gesù usciva dal tempio e i discepoli gli hanno fatto questa domanda, lui ha risposto, alcuni farisei erano lì e hanno sentito la sua la risposta. E per questo che più tardi, quando cercavano degli accusatori, hanno portato delle persone che hanno detto, lui ha detto che il tempio sarà distrutto, tutto questo è successo davvero. Ma i discepoli sono venuti e hanno detto, dici, quando è che tutto questo avverrà? Quando è che non rimarrà più pietra sopra pietra? Le domande ne risponderemo uno dopo l'altro. Per vedere se le tre domande sono state adempiute o se è uno che è adempiuto o due adempiute o tutte e tre perché dobbiamo perché siamo nel libro di Matteo 24 e avevo già predicato una volta su Matteo 24 e prima di entrare nel mio soggetto voglio dirvi qualcosa qui voglio leggervi qualcosa Nell'opuscol oggi si è adempiuta questa scrittura, dal paragrafo 148: William Branham dice questo: Ho letto prima, ho detto tutto quello che ho detto prima, per portare il vostro cuore a credere ogni parola che il profeta ha detto. che Non dovete dubitare, perché dubitare di una sola parola del profeta fa sì che la vostra anima è cancellata. Vi leggerò la citazione dove Branham ha detto: Dubitare una sola parola del profeta. Vi siete annichiliti. Non dovete portare il vostro pensiero, il vostro ragionamento nella parola. Non esiste. La parola di Dio è Amen. È soltanto Amen. E voi avete ascoltato la testimonianza della sorella Artie Wright. Quando fratello Branham ha creato gli scoiattoli, è, è venuta a casa della sorella Ati Roet, l'ha raccontato. Mentre il diacolo di fratello Branham ha dubitato della creazione degli scoiattoli, la sorella Ati non ha dubitato. Quando Branham ha finito di raccontarlo, leggete nell'opuscolo. Eh, eh, mi sembra, guardate a Gesù o girate lo sguardo verso Gesù, non mi ricordo il titolo, dove Branham racconta quell'episodio della sorella T. Wright. Dice, quando lui è seduto ed ha finito di raccontare questa cosa qui, alla casa della sorella T. Wright, la sorella T. Wright ha detto, fratello Branham, è vero, non ha dubitato manco una parola. Questa sorella. Non ha manco detto voglio ragionare un po' perché non si può ragionare con un profeta. Non si può dire no, ma non è così, come mi diceva una sorella una volta quando gli ho detto che è questo che ha adempito mi fa ma. Eh, il profeta l'ha detto, Ma non è come così? No, l'ha detto. No, il profeta, quando dice che qualcosa è adempiuto, è adempiuto. Io devo solo dire amén, anche se non lo capisco. E ho sempre preso l'esempio della donna, di quella donna sunamite, che quando il suo bambino era morto. Ha preso il suo, il suo asino, è andato a chiamare Eliseo. Ha detto: Sei te che mi ha dato questo bambino, dali la vita. Branham sei te che ha detto che Matteo 24 si è adempiuta? Allora spiegami come è adempiuta? Perché Matteo 24 si è adempiuta? prendiamo ogni, io devo prendere ogni avvenimento di Matteo 24 e andrò dallo Spirito Santo che ha parlato tramite i profeti, e dirò: Tu. Tramite il tuo profeta, hai detto che Matteo 24 è adempiuto. Ora fammi vedere una cosa dietro l'altra, come è adempiuto. E lo Spirito Santo, che l'ha pronunciato tramite il profeta, me lo farà vedere. Ma prima devo credere, prima, non dobbiamo pensare come questo uomo, il generale siriano, che è venuto da Damasco. E per, per avere la guarigione della sua lepre, del suo peccato, perché la lepre è peccato. Quando è venuto, lui hanno detto, il profeta non è manco uscito per incontrarlo, come oggi noi vogliamo, io sono amico del profeta, io sono mangiato con i suoi figli, so, no, 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 il profeta non l'ha manco guardato. Quando è arrivato, il profeta ha mandato, ha detto, di digli andare a lavarci sette volte nel Giordano. Ah, il generale, eh, come non mi ricordo più il suo nome, non so se... Si è arrabbiato, ha detto: Ma le acque della Siria non sono più pulite delle acque di Israele? Perché il Giordano è realmente un'acqua sporca dove buttano tutte le spazzature possibili. E Eliseo gli ha detto di andare a lavarsi dentro sette volte e lui era arrabbiato, voleva andare via. E il suo servo gli ha detto: Ma il mio signore. Se il profeta ti dice di fare qualcosa di più pericoloso, l'avrei fatto, no? Ma semplice, lavati sette volte. E lui, umiliandosi alla voce del suo servo, è entrato nell'acqua e alla settima volta è stato guarito dal suo peccato. Se voi non credete in profeta fino in fondo, il vostro peccato rimane, la vostra incredulità rimane. Potete avere le, le gonne lunghe, potete essere santissimo, ma il peccato rimane lo stesso. Branham dice, oggi si è adempiuta questa scrittura. L'epoca della chiesa di dell Laodicea è già adempiuta, l'ha detto fratello Branham, è già adempiuta. Dunque il tuo ragionamento, il modo in cui tu lo dirai, non mi convince, Branham mi ha detto che la odicea è già adempiuta, è finita. Oggi questa scrittura, Matteo 24, si è adempiuta. O qui stiamo parlando delle tre domande di Matteo 24. Ora possiamo dire no, che una parte è adempiuta e l'altra parte non è adempiuta. Se Branham dice che Matteo 24 è adempiuta, oggi questa scrittura è adempiuta, allora che sono io per dire che una parte è adempiuta e una parte no? Voi sapete che quando William Marion Branham predicava il sesso sigillo, ha detto vi porto nel libro di Matteo 24, perché tutti i sigilli... Sono Matteo 24, non potete negarlo. E Branham l'ha fatto vedere: il rapimento, il millennio, la venuta di Elie e Mosè. Tutto è Matteo 24. Il primo sigillo è lì, il secondo sigillo è Matteo 24, il, il, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo: tutto Matteo 24. La tribolazione, la grande tribolazione. Matteo 24, il rapimento della sposa. Matteo 24, tutto prendete è tutto lì. Matteo 24. Branham dice che è adempiuto. Guardate, quando qualcuno mette lo stato 2022, dobbiamo essere rapiti perché sanno, se l'anno prossimo le vedo qui in giro, Devo cercare delle pietre, a dire a loro datemi tutti gli opuscoli increduli. Perché la più grande incredulità è come avevo predicato una volta: i più grandi increduli che abbiamo mai, abbia mai incontrato nel mondo religioso sono i fratelli, perché non credono nel loro profeta. William Branham dice: Se io vi predico il messaggio pentecostale, mi trovo in Laodicea eh, non sarebbe giusto, le di Satana. Ma i fratelli sono sempre seduti lì, la sposa è rapita. E vi ho detto l'altra volta che quando Branham ha preso Giovanni, capitolo 4, quando ha detto che Giovanni fu rapito in Apocalisse 4. Branham ha preso quella parte di eh, eh, Giovanni capitolo 4 e l'ha legato a un tessalonicesi capitolo 4 dove Paolo parla del grido, della voce e della tromba. L'ha legato a Apocalisse capitolo 4. Dunque è la stessa cosa. Ma quando Giovanni fu rapito sull'isola di Patmos, il suo corpo dove era? Era sempre sull'isola. Il corpo era lì e camminava. Gli altri prigionieri vedevano Giovanni. Ma il vero Giovanni non era più sulla terra, la traslazione dei Santi, e quando avevo predicato sulla traslazione, vi ho fatto vedere che cosa è la traslazione. La traslazione, Ebraham, l'ha conosciuto era, era sul suo letto, è stato traslato. Il corpo era qui che si muoveva accanto a Meda, ma lui era nella gloria. E' quella la traslazione, il corpo è qui che si muoveva. Ma questo non è il mio soggetto. Dunque il, dunque, Matteo 24 è adempiuto, l'ho già predicato, ma voglio ancora attirare la vostra attenzione su questo. Se le tre domande che sono state fatte a Gesù dice quando avranno queste cose, questa è la prima domanda, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Le tre domande sono adempiute o devono essere ancora adempiute o saranno nel futuro o solo uno è adempiuto o due o tutte e tre? Ma io ho letto poco fa che Matteo 24 è adempiuto e queste domande sono incluse in Matteo 24 e tramite la grazia di Dio. Cercheremo nel messaggio di fratello Branham, come lui che ha detto che Matteo 24 è adempiuto, cercheremo nel messaggio per far vedere dove tutte queste tre cose sono già adempiute. Magari non sarà come voi l'avete pensato, l'avete pensato nel vostro studio, o nel modo fiction, fiction, o nel modo hollywoodiano, o nel mondo teologico, o nel mondo pentecostale. Ma io prendo l'interpretazione profetica, perché William Branham mi ha detto che se io voglio vivere, di prendere i suoi occhiali e io gli opuscoli le leggo secondo gli occhiali e la visione di William Marion Branham. Allora i discepoli, uscendo dal tempio, hanno attirato l'attenzione di Gesù. Ancora cinque minuti e mi fermo hanno attirato l'attenzione di Gesù sulla bellezza del tempio e Gesù rispondendo loro disse le vedete tutte queste cose io vi dico in verità non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia girocata ora andiamo avanti cominciamo un po a... cominciamo da qui prima di arrivare sulle domande perché qui in questo piccolo passo che abbiamo letto, qua ci sono tante cose che bi bisogna toccare. Dio, Dio si nasconde in semplicità, poi si rivela nello stesso mondo, paragrafo 76. Branham ha preso quella parte della risposta di Gesù che non rimarrà più pietra sopra pietra e ci ha insegnato, l'ha interpretato per noi che cosa Gesù voleva dire realmente quando ha detto ai discepoli, che cosa aveva in mente, che cosa aveva nel suo cuore quando ha, detto questa, ha dato questa risposta. Fratello Brennan ci l'ha interpretato, che cosa Gesù intendeva quando ha risposto ai suoi, ai suoi discepoli. Non rimarrà più pietra sopra pietra, che cosa intendeva? Seguite il vostro profeta. E ora a Davide non fu permesso di costruire il tempio. Lui non poteva farlo, però egli disse, io susciterò della tua progenie ed egli edificherà il tempio. E quel tempio sarà un tempio perpetuo. Dunque un tempo perpetuo è un tempio che sarà per sempre, sicuramente. È quello che gli ebrei credevano, che questo tempio rimarrà per sempre non sarà mai distrutto. È quello che Dio ha detto a, a, a Davide. E sopra tuo figlio, il figlio di Davide, ci sarà un regno perpetuo e li avrai controllo. Salomone, il figlio di Davide nel naturale, dal suo vigore naturale, edificò una casa al Signore, un tempio. Salomone ha costruito il tempio. Il re Nebuchadnezzar l'ha distrutto, ma Dio ha lasciato che sia ricostruito di nuovo. Ma quando la vera, progenie di Davide viene, viene, il figlio di Davide, il vero figlio di Davide, ma quando la vera, progenie di Davide, il figlio di Davide, ma quando la vera, progenie di Davide venne, il figlio di Davide, egli dissero: Egli disse: Loro che sarebbe venuto in tempo in cui non vi sarebbe lasciata pietra sopra l'altra di quel tempio. E che cosa significa quella parola? Egli cercò di indicare loro un altro tempio. Vuole dire che quel tempio non era il vero tempio. Gesù stava dicendo a loro, il tempio questo non è il vero tempio, non è quello che io, Dio aveva nella sua mente, quella è solo l'ombra ma egli sta girando il loro sguardo verso un altro tempio, il vero tempio di Dio. Però cercò di indicare loro un altro tempio. Dunque non sono più i quattro muri, ma il vero tempio. Paragrafo 78. Giovanni il Rivelatore nel libro d'Apocalisse vide questo tabernacolo, ha visto il vero tempio. Apocalisse 21 Egli vide il nuovo Tempio venire, discendere giù dal cielo, ha come una sposa era donata per suo marito. E una voce del Tempio disse: Ecco i tabernacoli di Dio con gli uomini. E Dio sarà con loro, e asciugheranno tutte le lacrime degli occhi. E non ci sarà più fame, né più dispiacere, né più dolore, né morte, poiché le cose di prima sono passate via. Dunque è il vero tabernacolo, è questo. Eh? Dunque, e su queste cose qua andremo piano piano. Eh, per concludere, poi la prossima volta prenderemo le domande uno a uno. Leggo qualcosa qui nell'opuscolo, la via preveduta da Dio per questo giorno. Ora c'è stato ogni genere di ministeri. Dio in questi ultimi giorni, credo, ci ha dato tutto quello che ha nel suo libro. Tutto quello che ha promesso l'abbiamo visto e sembra ancora che la gente non possa afferrarlo. Coloro che sono ordinati ad afferrarlo, lo afferreranno. Solo quelli, uno lo acceca e all'altro apre gli occhi. Che Dio vi benedica.

dritto le nostre anime lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani rimani con noi padre nel nome di Gesù Cristo